brutta canna. Questa doveva essere la partenza del nostro podcast. Ragazzi, è meravigliosa. Meravigliosa. È venuta sbilenca. È un quarto d'ora che diciamo: no, Luca, parti tu, inizia tu. Attenzione, ragazzi, che premo play. Scusatemi, Giovanni. Non avevo capito che eravate già al play. E Clara, in questo esatto momento, ha deciso di intervenire. Comunque, ciao, ragazzi, e benvenuti a una nuova puntata di Comici e ciao, Cose. Ragazzi, Comici ciao, e Cose. Ciao, ragazzi. Ci ha raggiunto anche John, che nel frattempo sta mangiando. Ma John, cos'è? Hai preso uno shot. E ha preso uno shot. Ho preso uno shot per l'accendere. Ah, non hai un po' da accendere come le persone umane? No. Ma che vergogna. Va bene, allora, mentre i ragazzi fumano, io vi dico anche di che cosa. Io sono contro il fumo, comunque. Vabbè. Lo fumo, trovo sì. Un'abitudine disgustosa. Hai ragione. Sì, hai sono ragione. D'accordo, sono d'accordo. Nessuno di noi fuma sigarette, vero? No, io ogni tanto. John, perché l'ho sfigato del gruppo. Sì. Ma no, di là io di questo. Sigarette no, poi c'è, che roba plebea. Perché io sono convinto che la sigaretta mi faccia sembrare come Humphrey Bogart. Uguale, guarda, era proprio quella la cosa che mancava. Stavamo pensando tutti a questo quando ti abbiamo visto fumare ieri sera. Guarda, mica qua, Casablanca. Vabbè, proprio. Comunque, benvenuti a Comici e Cose, il podcast di Clara Campi, John Vincent e Luca Anselmi. L'argomento è il fumo. A questo punto, il fumo? In questa puntata, no, doveva essere un altro argomento. Doveva essere il porno. Che mi ha sequestrato l'accendina. Allora, in realtà, se Luca avesse fatto bene l'introduzione, adesso colpa mia. Luca l'ha fatta benissimo, ma io non mi ero accorta che avevate schiacciato play. Allora, io l'avrei fatta in maniera diversa. Io avrei fatto benvenuti, siamo Comici Inc. No. Beh, bravo John, bravissimo. Sto sbagliando il nome. Bravissimo John. John, la tua sarebbe andata alla grandissima. Vai John, siamo con te. Dici allora, tutto. Avrei detto: ciao, siamo Comici e Cose e siamo comici che parlano di cose. Esatto. Oggi parliamo di porno, soltanto che non è quello di cui parleremo di fumo. Boh, parliamo di quello, però di fumo quanta roba abbiamo da dire? Soprattutto non so. Quanta roba abbiamo da vendere? Poca, ok, niente, poca. Parliamo di porno, ragazzi. No, adesso c'è un dibattito in corso che dovevamo fare prima della registrazione del podcast, se fare porno oppure fumo. Ma allora io inizierei. Fumo è venuto fuori perché io ho notato che era una brutta canna, cioè questa è... Clara sta fumando la canna. Anche buttato, no, perché... non dirlo pubblicamente. No, adesso tutti lo io sanno. Io ho tutta questa, cioè, ho questa reputazione di questa brava ragazza, me la rovini così. Parliamo di fumo a questo punto. Cioè, stiamo già parlando di fumo, abbiamo praticamente parlato solo di fumo. Quindi, Clara, tu che sei esperta di fumo, in realtà tu non fumavi una volta, o hai sempre fumato? No, io non sono un cazzo esperta di fumo. Io non ho mai. No, ho fumato sigarette quando avevo 14 anni per tipo un mese, poi ho smesso. E non mi piacciono le sigarette, mi piacciono per niente. Bene. Poi c'è la droga. Io utilizzo droga. Questa, ragazzi, io, è la puntata contro il fumo. Non fumate, drogatevi. No, il fumo è cattivo. Cattivo, nemico. Nemico. No, secondo me è un nemico. Ma anche la marijuana è un nemico. Sì, sì, cioè lo dico pubblicamente perché a volte, cioè, ci sono tutti i fattoni che ti fanno tutto l'elenco delle cose positive fumare, della marijuana, sì. E sono tutte cazzate. E allora io ho voglia di sballarmi. E io ti dico, tu dovresti avere il diritto di sballarti ogni cazzo di giorno della settimana legalmente, e sono d'accordo, ma non venirmi a raccontare che c'ha mille benefici, che ce li ha, ma secondo me quando la fumi con la combustione e tutto, cioè i benefici della cannabis pura, dell'estratto di salcazzo, non ce li hai quando fumi. Ma infatti cioè, io sono sempre stupito da questa cosa qua, che nessuno pensa mai alla combustione quando si fuma la canna. La combustione? Sì, è la combustione, è come quando fumi le sigarette, no? Gli americani ci pensano, loro tendono a non fumare tante canne. Vabbè, loro però loro adesso hanno molti stati in cui è legale, quindi utilizzano anche congegni elettronici. Sì, il Vulcano ne ho sentito parlare, che è fighissimo, fa tipo, non lo so, ne ho sentito parlare ma non mi sono documentata più di tanto, fa tipo vaporizzazione. Fa vaporizzazione. Una roba strana, sì, appunto è come se ti fai l'aerosol, però con l'erba. E quello potrebbe dare anche i famosi benefici di cui si parla, però quando ti fumi una canna, dai, di che è perché ti vuoi sballare, cioè sii onesto. No. È vero, però è vero anche, possiamo dire che comunque come droga, effettivamente la marijuana, comunque l'hashish, comunque il fumo, come dicono i giovani. Come dicono i giovani degli anni 80. Degli anni 80. Però va bene, John. Ok, loro sono, mi sono dimenticato quello che volevo dire. Bene. Questi sono gli effetti della cannabis. Bene, ha fatto due tiri, John. John non ha fatto è in due grado tiri. Di parlare. Però vedete, per questo io penso, secondo me toglie un sacco di creatività. Molti la usano perché dicono anche che aumenta la creatività. Quando la uso io
per essere creativa non produco un cazzo di niente. Allora, premessa che io non sono un esperto per niente, però per esempio vi porto due esempi. Il primo era quello di George Carlin, che lui diceva: io quando mi metto a scrivere faccio uno o due tiri al massimo e inizio a scrivere, quindi una quantità ridotta, diceva, di usare. Potrebbe essere una buona idea. J-Ax invece ha detto che lui ha usato la marijuana fino ai 40 anni, tutto bene, tutto a posto, adesso gli dà paranoia e quindi ha praticamente smesso. Quindi probabilmente dipende anche un pochino da, immagino, credo, da quello che ho sentito da loro, un pochino dalla quantità e un pochino anche dall'età. Cioè, Clara che insiste nel volermi far provare... Sì, lei sta provare... facendo come dei vecchi telefilm, no? Quelli degli anni 90. Quella è il peer pressure. Esatto, puoi provare la droga. Droga. No. Perché io sono davvero un bravo ragazzo. No, però chiaramente stiamo fumando erba legale, acquistata legalmente. Sì, è chiaro, assolutamente. Sì, quella sì, dove sì. C'è scritto do not smoke, quella. Esatto, quella è chiaro, e noi facciamo solo cose legali. No, quello che stavo dicendo prima è che comunque rispetto ad altre droghe legali, come per esempio l'alcol, effettivamente il fumo sarebbe meno pericoloso. Molto questo meno decisamente, pericoloso. Perché non fai danni al fegato, sì c'è la combustione, ma comunque ne fumi meno rispetto alle sigarette. Sì. Beh, ma poi l'alcol è devastante. Esatto. E poi... anche a livello di dipendenza. Sì, e poi secondo me la questione rabbia è chiaro, cioè comunque la marijuana te la smorza la rabbia, cioè magari diventa più depressione che rabbia, mentre invece l'alcol ti aumenta la rabbia. Ma allora, su questa cosa dell'alcol, anche qua, premessa, io non sono un bevitore di quelli pazzeschi, nonostante no, io sia trentino. È uno straight edge, a parte il discorso del sesso, perché quello... Ma lo straight edge non c'è la cosa del sesso, o sì? In teoria, sì. Che secondo me è lì che cadono, perché lì scadono nel moralismo, perché sennò era tutto giusta la filosofia straight edge, secondo me è molto giusta, però okay, il fatto che limitino anche il sesso, bah. Allora, voi che siete americani, spieghiamo un pochino che cos'è. Perché siamo americani, infatti sono grassi con la bandiera e un fucile. No, straight edge si chiama straight edge dappertutto, io in realtà gli straight edge che conosco sono tutti italiani, non ne ho mai incontrati negli Stati Uniti. No, io ti chiedevo di dare una definizione. Perché secondo me quelli che ci ascoltano. In realtà sono, adesso non voglio dire cazzate, sono tipo punk, ascoltano musica punk, però sono contrari all'alcol, alle droghe e insomma alle cose che ti tolgono focus. Non ho capito perché. Ha avuto un ragazzo che era straight edge, quindi per questo. So che si faceva una X sulla mano col pennarello, non so perché. Perché? Non lo so, ragazzi, se ci sta ascoltando qualche straight edge, se ci sta ascoltando qualche straight edge, scriveteci e diteci delle cose, perché siamo palesemente degli ignoranti. Ora John, sentirete il rumore dei tasti, sta cercando straight edge per capire perché vuole la definizione. Io sapevo che lo straight edge nasceva dal mondo punk. Esatto. E aveva a che fare anche col mondo dello skate, se non mi sbaglio. E c'è sta cosa della X, sì, è vero, perché lo vedo anche le immagini, quindi è una roba loro. E ci sono i famosi straight edge, fra cui quello più famoso che io conosco, comunque abbiamo anche i Ping Ping, che adesso cancello. Allora, era Henry Rollins, no? The Rollins Band. Lui non è tipo più un super, super palestrato che non si fa di niente, poi va in giro, va in ma Tibet. Di base c'ha ragione, quindi. Sì, ma è un grande, ma è un super. Però non è qui nella lista. No. Comunque, mentre tu cerchi la definizione, volevo dire una cosa sull'alcol. Vai. Che secondo me dipende molto dal carattere, o forse dall'alcol che bevi. Perché se bevi della birra o del vino, tendenzialmente, almeno parlo per me, non ho mai avuto effetti negativi. Anzi, sono sempre piuttosto rilassato, piuttosto allegro. Probabilmente con i superalcolici, quindi quando ti sballi di più può darsi. Ma secondo me che dipende dalla personalità. O dipende dalla personalità, perché io non ho mai avuto problemi con una birra in più, due birre in più, di aggressività. Tu sei pericoloso quando sei sano. Quindi dovrei bere di più. Ma tu sei pericoloso in quel modo sneaky, cioè non è che tu prendi a pugni uno. In quel modo sneaky. Sì, cioè tu non è che prendi a pugni uno, tu fai in modo che venga investito. Che venga preso a pugni. No, neanche, perché poi tu sei contrario alla violenza fisica. Però se uno è vestito da un'auto, allora... Non è una violenza fisica, tecnicamente. Tecnicamente è un no. Impatto con un mezzo. Quindi abbiamo una risposta, John? No, perché John sta guardando Facebook. No, stavo guardando... Ma... Cioè, il livello nostro di focus in questo podcast, in pochissime puntate, è veramente... No, e io sapevo che comunque lo straight edge arrivava da quel mondo lì, dal mondo punk, nel mondo dello skate, ed era un modo per ribellarsi alla società proprio come il punk. Era come dire, la società ci impone anche l'alcol, ci impone anche le droghe perché vogliono tenerci sotto controllo, quindi noi non vogliamo essere controllati in questa maniera, quindi siamo straight edge. Ti dirò, secondo me non è errato.
E l'idea è che l'unica droga di cui veramente si sparano gli straight edge è l'adrenalina di quando fanno il pogo. Mm. No, oppure quando fanno ska, quelle cose lì, cioè se si buttano in mezzo alla mischia, sì, ballano tantissimo. Però è terribile il pogo, ragazzi. Io adoro il pogo. Perché? Io, perché, non lo so, fin da bambino lo facevo. Ma io a tutti i concerti che vado c'è sempre la gente che deve pogare. Poi io sono una che quando vado in concerto vado raramente, vado a vedere quelli che mi piacciono. Negli ultimi anni solo Marilyn Manson praticamente. Oh. E mi piace stare in prima fila, vado in anticipo, poi faccio in modo di arrivare in prima fila. E solamente che stando davanti c'è sempre dietro la gente che poga e fanno male, cioè che cazzo ti vengono ma perché? Ma in teoria dovrebbe esserci anche delle prendetevi regole, prendetevi a pugni tra di voi, dovrebbe esserci anche delle regole, cioè a parte il fatto che devi creare una zona specifica al pogo dove chi non vuole partecipare può starsene lontano. E il problema è che quella zona è molto quelli in prima fila si beccano un sacco di gomitate di gente che gli arriva addosso. Ed è molto triste perché io voglio vedere il sudore che esce dal cantante. C'è stato un momento, l'ultimo pogo che ho fatto è stato bellissimo perché l'abbiamo fatto alla festa nerd. Vabbè, ma con i nerd fai il pogo, cioè voglio raccontarti il pogo nerd. Ok, ti piacerà questa storia. Oh mio Dio. Allora stiamo facendo la festa di Natale e abbiamo messo sulla musica e a un certo punto è arrivato un po' di musica punk e quindi io sono salito e ho dichiarato il pogo. Ah, l'hai dichiarato, perché il nerd lo dichiara. Pogo! E tutti, adesso sono buttati a fare il pogo. Abbiamo fatto il pogo, bello, e a un certo punto a un nerd sono volati via gli occhiali. Ovviamente. Ok? E lui fa, oh no no, tipo Milaus, no? Tipo, ho perso gli occhiali, il pogo si è fermato, la musica è stata fermata, le luci sono state accese, e tutti i nerd sono andati alla ricerca degli occhiali. Oh, però vedi, così la fai sembrare una cosa civilizzata. C'era tipo Milaus che non vedeva. Quindi, fermi il pogo. Se dovete organizzare un pogo, chiamate John Vincent. Sarà un pogo veramente speciale per tutti, la portata di tutti. È stato il pogo più sfigato a cui mai partecipato. Ma tu, quindi tu hai partecipato ad altri pogo? No, ho fatto anche i poghi seri, ma quelli seri se perdi gli occhiali c'è uno che te li schiaccia apposta, di solito, cioè, se ne ha l'opportunità. No, io chiaramente no, però vabbè, cioè. No, io andavo nei centri sociali, mi piaceva sempre il pogo, avevo sempre paura, sì, perché pensavo che così sarei diventato figo. E la gente mi avrebbe apprezzato ma di chiaramente più. ha funzionato tantissimo. Tra l'altro noi sbagliamo a non fare un video di questo podcast perché cioè, dovete vedere come è vestito John, cioè addosso tipo il maglione più brutto del mondo. Ma l'hai fatto tu? No, ma l'hai comprato? Ma l'ha comprato mia madre, credo. Se questo in qualche modo mi fa sembrare meglio. Tua mamma non ti vuole tanto bene. No, non vuole tanto bene, però dai, questo l'ha chiaramente preso al mercato alle bancarelle da un euro. Sì, probabilmente sì, però era tipo un regalo anche, credo, di Natale forse. Bene, bene. No, però in difesa del maglione di John, di cui vi faremo avere delle foto, va detto che, oddio, cioè, ci può stare per il ruolo che ricopre nella società, cioè quello di insegnante. È vero. Ah, cioè il maglione da insegnante. Ma è vero, tu assomigli un sacco all'insegnante di Lisa Simpson. No, me lo dici sempre. Ebreo. Troppo carino. Questo è un episodio classico dei Simpson. Questo, bellissimo, sì. Che tenerezza quello. Per chi non ce l'avesse presente, è forse seconda stagione, una cosa del genere. C'è la signorina Hoover che ha. Cos'è che c'ha? È Lyme disease. Ok. Com'è che si chiama? Lo chiamano in italiano? Vabbè, comunque è Lyme disease. E che poi si viene fuori che era psicosomatico. Mm-hmm. E era bella la spiegazione psico, cosa vuol dire? Era psicosomatico, vuol dire che lei è pazza. Ok, comunque aveva sto Lyme disease, allora è stata a casa, allora è venuto il supplente si presenta vestito da cowboy ed è bellissimo e poi dice ragazzi adesso dovete dirmi tre cose che non vanno con il mio vestito da cowboy e c'è Lisa che nota che lui ha, cazzo non mi, che ha una cintura in cui c'è scritto stato di Salcazzo, che però al tempo dei cowboy non era ancora uno stato. Poi nota, non mi ricordo cosa, e la terza gli dice, è il suo bello aspetto semitico, e non c'erano cowboy ebrei. E lui dice, no, beh sì, portavo anche un orologio da polso, però accetterò questa risposta, anche se c'erano cowboy ebrei, non è vero. Abbiamo scoperto che in italiano Lyme disease si chiama, attenzione, malattia di Lyme.
Ah, però nella puntata di Simpson in italiano non la chiamavano così. Ma probabilmente perché non ricordi. Ci stava con la bocca, forse, nel doppiaggio. Sì. Perché giustamente Lime era una persona, era un signor Lime. Non ti preoccupare, Luca, il tempo sono sicuro che è a posto. Non sappiamo che tempo siamo. No, siamo a un quarto della puntata. John massacra il microfono girandolo. Sì, 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 sì. Sì, no, perché dovete sapere che io cerco di controllare più o meno il tempo, la durata del nostro podcast. Meno male che c'è Luca. Per varie ragioni, e John deve fare notare questa cosa ogni volta che lo faccio. Ogni volta, ogni infatti, cazzo di volta. Ma perché poi Luca è bravissimo, fa tutti i gesti silenziosi, sì, continuando a parlare lo so. Con naturalezza, nessuno l'avrebbe mai capito e John deve sottolinearlo. Ma come? Cioè, siamo probabilmente tiro fuori un orologio. In post produzione metterà anche un suono per farlo notare di ma più. Ma sarebbe bellissimo se io facessi post produzione. non lo faccio. Ma glielo impediremo. Allora lo facessi, aggiungerei effetti sonori a go-go. Dopo ogni battuta metterei un budum tish. E farei, quando succedono le cose simpatiche, farei fare tipo il suono boing. Mamma mia, che okay, cosa non assumete mai Johnny Luca Anselmi. E poi c'è una canzone apposita per Luca Anselmi che ti falla fa, che why can't we be friends, why can't we be friends. Oh, perché John vuole tanto essere amico di Luca, ma Luca non vuole essere amico di nessuno. Non è vero, in realtà John ha anche comprato un gioco nuovo, si chiama Trolley, giusto? Trial by Trolley. Ah, ok. E niente, sembra molto interessante. Ho proposto a John e Clara di giocarci. Sì. Perché sembra una cosa non troppo da nerd che potrebbe piacere anche a me. Mm-hmm. Ecco, vero. Vogliono così essere miei amici che non abbiamo ancora giocato. Giochiamo. Ecco. Giocheremo. Giocheremo. Vi farò sapere com'è. Podcast. Però comunque parlavamo di fumo, appunto. Parlavamo di fumo, straight edge, di droghe. Quindi io chiaramente sono a favore della legalizzazione, penso anche Clara, probabilmente sì, anche Luca, sì, cioè, ovvio. Cioè, perché è ovvio. Ma no, è ovvio perché è talmente paradossale che sia illegale, visto che comunque ciò che è illegale in questo paese è in mano alla criminalità organizzata, che non vedo un solo motivo per non legalizzarla. Non cioè, o allora, l'unica soluzione sarebbe, va bene, siamo in grado di fermare lo spaccio, e allora, no, posso anche non pensarla così, ma la soluzione è, ok, sono in grado di fermare lo spaccio come è stato, fermo lo spaccio e proibisco la marijuana, che sarebbe assurdo. Però visto che non sono in grado di fermarlo, l'altra soluzione qual è? Legalizzare. Quindi sì. Punto, cioè non c'è da discutere sulla cosa. Sì, però tu parti anche dal presupposto che sia comunque una cosa negativa che legalizziamo perché non riusciamo no, a marginarlo. No, ti dico. Io direi no, che fermo, anche John, come no, prodotto no, non è negativo. No, John fermo. Io ho detto questo. Allora, dato che ci sono forze politiche che assolutamente sono contrarie alla legalizzazione... Certo. E se la maggior parte delle persone... Ma lo sono perché hanno legami con la mafia. Ma probabile. Però il discorso è quello, se riuscissero ad emarginare il fenomeno, ok, ti dico, io non la penso come loro, però una soluzione che io ritengo sbagliata c'è ed è quella di eliminare completamente lo spaccio. Dato che queste forze che hanno governato non sono in grado comunque di bloccare lo spaccio, queste forze che hanno governato, sembra un politico quello. Ma Luca infatti sta facendo tipo una dissertazione politica. Esatto, mi candiderò, ragazzi, se non votate Sanders votate me. Oh. Ah, così lui si candida direttamente alla presidenza degli Stati Uniti, cioè proprio quello va. Infatti proprio adesso c'è un signore che gestisce la hotline delle primarie democratiche. Ma tanto non ce n'erano mica un milione di democratici, però hanno droppato out quasi tutti. Sì, hanno droppato out. Com'è che si dice in italiano? Hanno droppato out. Hanno droppato out. Vabbè, scusa, cioè io seguo un pochino le elezioni negli Stati Uniti, ma le seguo in inglese, quindi poi mi viene ovvio. Vabbè, raga. No, ma Bernie Sanders tipo ha vinto tutto, però non vogliono che comunque diventi sì, perché infatti i democratici candidato. Recentemente gli altri candidati democratici hanno tipo fatto dei dibattiti, non lo so, dando tutti contro Sanders. Ma sai perché? Perché la teoria è questa: a queste prossime elezioni serve qualcuno che batta Trump. Se tu metti un socialista, tutti quelli, poi sai, negli Stati Uniti la parola socialismo già è uno spauracchio. Allora, sono d'accordo. Aspetta, ma che ti, ok, poi risponde però John, cioè quindi... la teoria dei democratici è proprio questa, che se tu metti un socialista contro Trump, tanti che non voterebbero Trump e che sarebbero anche disponibili a votare democratico pur di cacciarlo fuori, votare per il socialista è troppo. Quindi questo è il ragionamento dei invece democratici. Invece Luca cosa pensa? Però era successa una cosa analoga, se non sbaglio, con Obama. Anche se forse era considerato meno di sinistra, però anche con lui era girata la parola socialista. Obama era aveva dei punti diversi ovviamente rispetto a Sanders, per ovvie ragioni, però anche lì era girata molto la parola socialista. E comunque Sanders è una persona anziana e ha un'ultima opportunità, diamogliela.
Cioè, tu puoi votare negli Stati Uniti, John? Sì. Vota per Sanders. Vabbè, io sono assolutamente non credo che Sanders. John voti alle primarie, onestamente. No, quello no, non è. No, però non è che può decidere lui qual è il candidato. Nel caso vincesse, però, andasse contro però, Trump. Però, scusami, sono più d'accordo con Luca, perché in effetti, in un certo senso, se comunque le primarie vince Sanders, significa che comunque... Tutto il partito... Chi vota il democratico vuole Sanders. Tu puoi dire, ah, ma magari così riusciamo ad avere qualche repubblicano. Ma tu non li avrai comunque i repubblicani. Ma non è detto. Tu quelli che devi portare dalla tua parte sono o gli indecisi, oppure, non dimentichiamoci, anche i giovani che sono entrati nell'età di poter votare negli ultimi 4 anni. E secondo me c'è un forte rischio che se loro spingono via Sanders, dopo che ha vinto le primarie, peraltro, comunque facciano la figura del partito che non è davvero dalle parti dei giovani. Ah. E ai giovani che è quello che è successo 4 anni fa. Quando poi hanno è stata scelta Hillary e tanta gente si è arrabbiata al punto che non ha votato per Hillary e ora vi beccate Trump, teste di cazzo. Ma è proprio quello che intendo. Cioè, io intendo dire che se non mettono Bernie, ok, rischiano di perdersi quell'elettorato che altrimenti voterebbe democratico, che invece decide o di non votare oppure di votare per il terzo partito. Ok, inutile. Il discorso che fanno loro è che ci sono tantissimi repubblicani che sono never Trumpers, e questi se hanno, cioè questi sono disponibili anche a votare democratico pur di cacciare fuori Trump, però se gli metti un socialista per questa categoria è troppo e rischi che ti votano Trump. Dici comunque che è troppo a sinistra per loro, essenzialmente, diciamo. No, io ti sto semplicemente dicendo il ragionamento. Loro la vedono così, è troppo a sinistra per loro. Cioè, è per questo Clara che non... e Luca, adesso notate... Come è diventato un tosho politico. No, notate come faccio adesso un giro. Oh mio Dio. Perché Sanders, se venisse eletto, legalizzerebbe la droga in tutti gli stati. Ma mica solo lui, la maggior parte dei candidati. Invece, attualmente, gli stati in cui è legale il fumo, così torniamo al tema del podcast, e poi dite che non tengo le cose in piedi. Bravo. Allora, sono Alaska, California, Colorado, e Illinois e Maine. California grazie ad Arnold. Meno male che a Maine si può fumare la canna, perché comunque è un posto noiosissimo, non c'è un cazzo. Nessuno sta adesso dov'è il Maine? No, il Maine è tu famoso. Lo sai? Io non lo io so dov'è. È in mezzo. Ma sai perché lo so? Perché? Per via di Stephen King. Perché tutti i suoi romanzi sono ambientati nel Maine. È vero. Quindi, cioè, per me Maine è lo stato di Stephen King. Nella mia mente è un po' in centro. Mi confermi questa cosa o ho sbagliato? No, no, è lontano dalla costa. No, no, vabbè, quello era ovvio. Però è comunque più vicino. Invece no, direttamente sulla costa. Ma allora, però scusami, io ti sto dicendo che ho un'impressione dove sia il Maine. Tu sei americano, me lo confermi con questa. Ma non fai un cazzo. Per quanto più lontano ma dicevi tanto... tu, esatto. È proprio la punta più a destra. È a nord il Maine. Ma allora è ancora più triste, fa pure freddo. Sì, vabbè, per quello che c'è l'hotel di Shining. Minchia, che posto del cazzo. Ah, è in Maine anche quello. Certo, okay, oppure okay. Misery non deve morire, che lui rimane nella bufera. È vero. E la Kathy Bates lo cura. È vero, vedi che ignorante che ero. Mamma mia, siamo tutti ignoranti, cioè. Vabbè, tipo... dai, chi cazzo sa dov'è il Maine? Adesso lo sappiamo, è praticamente la punta della proboscide dell'elefante. Eh sì, pensa, io ero convinta che fosse uno di quelli al centro. No. È come se fosse proprio il naso di clown. No, di Dumbo. John, di Dumbo. Sì, perché gli Stati Uniti sono un elefante, no? Nella tua mente. Nella mia mente. Ma cioè a scuola in America vi insegnano questa cosa. È chiaramente cosa. Un elefante, non vedi che no, c'è la proboscide? No, non è chiaramente un elefante. E poi è la testa punta... di un elefante. A parte che è chiaramente un maiale. E poi sulla punta... Non è un elefante. No, perché c'è la proboscide, il maiale non c'è la proboscide. Sì, ma la proboscide lunga. È troppo corta per essere allora. Un elefante. Però... è come se la punta fosse un naso da clown, come Dumbo quando diventa un clown. Quindi è il Dumbo degli Stati Uniti. Allora, adesso noi diremo va bene John. Va bene John. Perché sennò va avanti 20 minuti questa storia. Quindi hai ragione, è proprio il naso da clown di Dumbo. Sì, il Maine è lo stato del naso di clown di Dumbo. E si può drogarsi. E ci si può drogare lì, assolutamente. Quindi... Ma poi comunque negli altri stati è comunque legale ovunque. Ma decriminalizzato. A no, livello alcuni... medico. No, in Montana è illegale, quindi. Infatti è non... tutto illegale. È no, guarda, medical use only. Quindi ok, non è c'è comunque medico. Vedi, anche dove è illegale comunque c'è sta cosa. Beh, no, aspetta. No, alcuni... guarda, North Carolina illegal. Illegal, anche Oklahoma.
Infatti non ho mai capito questa cosa. Tu tipo sei nel South Carolina, sì, e c'è un sacco di fumo, poi per errore, cioè se vai a prendere le sigarette perché ti serve la sigaretta e per caso hai attraversato la linea statale fra South Carolina e North Carolina, ti arrestano. E ti arrestano e già dici: no, ma come, non sapevo che questo negozio fosse in North Carolina, se no sarei rimasto nel South Carolina. Però guarda, c'è scritto illegal, però c'è scritto decriminalized. Quindi insomma, Italia, basta, avete rotto il cazzo con questa cosa, rendetelo legale, così siamo tutti contenti e trovate altre cose su cui buttarvi, cioè quando volete fare l'elettorato di destra. No, ma no? Anche perché, scusa un attimo, cioè se la fai come l'alcol, come le sigarette, che sono un monopolio di Stato, cioè comunque guadagna lo Stato. Ma poi soprattutto sei in grado anche di controllare la quantitativo, cioè la percentuale. Sì. Per esempio, uno quando fuma dallo spacciatore non sa che percentuale ha. No. Cioè, tipo, lui dice: ah, oh, questa roba è buona, veramente buona, 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 come fanno gli spacciatori, e tu ci credi, e quello vuol dire che ce l'ha alto, però in realtà non lo sai, quindi o rischi di essere fregato. Beh, fai la prova e vedi quanto sei fatto. Lo so, però, oppure rischi che è troppo forte per le tue esigenze. Invece, decriminalizzando, può diventare esattamente il quantitativo che ti serve. Giusto? Bene, certo. Ma bene. Perché siamo passati a parlare di politica? Stiamo parlando di droga nella politica americana. Perché alla fine è politica, cioè vuoi o non vuoi, è un argomento che è sempre la politica. Mancano due minuti. Giorno ha decretato che mancano due minuti. Questa volta è stata Clara a controllare il tempo, quindi non è colpa mia. Ah, ok, scusatemi, non sapevo che fosse un peccato. No, io sono d'accordo con te, ma dato che sempre io rompere i coglioni, secondo la visione di John, volevo sottolineare che non sono l'unico. Quindi John, fatti due domande. Ma John, non so, John vuole sempre far passare come se gli altri rompono i coglioni, ma è lui. No, oh, è pensato tantissimo. Non volevamo, non era il nostro intento. Vabbè, lascio a voi allora la conclusione. No, è stata una puntata interessante, molto a cazzo, devo dire. A me è piaciuta invece, è una delle più belle secondo me. Addirittura? Sinceramente sì. Io non sono entusiasta. Una delle più belle, fateci sapere ovviamente cosa ne pensate. E fateci sapere anche se avete degli argomenti che vi interessano particolarmente, che vi stanno a cuore, di cui volete si parli nel podcast. Scrivete alla pagina Comici in Cantina, sì, o eventualmente scrivete ai nostri profili, alle nostre pagine personali, e cercheremo di accontentare le richieste. Perfetto, allora ciao ragazzi. Aspetta, ricordiamo anche il libro della Clara? Che è appena uscito. Che è appena uscito. Quindi sì, compratelo, sì. Perché compratelo, c'è la casa editrice Edizioni Underground. Cercate il sito e si chiama Non sono femminista ma, una raccolta di testi satirici su femminismo e dintorni molto ampi. E c'è anche la mia introduzione. La prossima puntata parleremo del Maine. Va bene, la prossima fantastico puntata, Maine. Yes.